ripeto, confermo, se ritrovi vivi. Sei vivi, grazie caporepasso, ci vediamo a breve, sto salendo su. Ok, però servono coperte, ricordati per portarle lì via, che sono comunque non in perfette condizioni, come puoi ben capire. La notizia arriva così, poco dopo le 11, e riaccende la speranza. C'è vita sotto le macerie, i soccorritori non smettono di cercare. Palmo a palmo battono ogni stanza dell'hotel, tutto intorno un clima spettrale, fra neve e alberi che hanno letteralmente inghiottito la struttura. Ma è all'aperto, in corrispondenza del vano cucina, che i cani fiutano ciò che né occhio né orecchio umano possono individuare. Sepolti sotto metri di neve ci sono i primi sopravvissuti. Quella coltre inaccessibile anche ai suoni, quella cupola di ghiaccio è stata la loro trappola, ma anche la loro salvezza. Un sottotetto con una preziosa bolla d'aria. Ed è lì che si comincia a scavare con prudenza e speranza fino al primo ritrovamento. Notizia più bella di questa non potevamo averne. Io mi auguro, davvero prego, perché possano esserci buone notizie anche per gli altri. Noi non abbiamo mai rinunciato a coltivare la speranza, anche quando la visita dei luoghi ci lasciava temere per il peggio. E vogliamo continuare a sperare. I soccorritori hanno spiegato che sin da ieri sera appariva chiaro che la struttura travolta dalla valanga ha comunque mantenuto all'interno piccole aree dove potersi mettere in salvo. Ad aiutarli nelle ricerche anche il manutentore dell'hotel Fabio Salzetta, tratto in salvo ieri. È lui che sta indirizzando i vigili del fuoco nei locali dove si trovavano i clienti prima della slavina. Purtroppo è pericoloso anche dalla sala cucina. Uno può pensare di arrivare in altre sale, ma è molto pericoloso perché la struttura ti può cadere sopra. E quindi, quando siete arrivati, li avete visti loro che... Erano increduli, felicissimi, erano veramente... probabilmente avevano perso la speranza, non lo so, perché comunque lì avevano pochissimo spazio, non erano in perfette condizioni.